Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo video. Si cambia tutti i giorni, tutte le settimane, sempre nuovi progetti. Lui accanto a me è Marco Bertoni in arte push, è il genio di Torterra, ma lo lascio presentare da solo. Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo appunto Push, cioè sono conosciuto come Push nella community e diciamo che sono conosciuto in genere per team piuttosto strani, Esatto. e perché diciamo che giocare a Pokémon mi diverte soprattutto per il fatto che c'è una grande varietà di Pokémon da usare e quindi niente, anche sul mio canale appunto mi diverte a portare per lo più roba poco usata, se vogliamo così definirla. Infatti è molto importante ciò che piace alla fin fine alla community, vedere le robe strane. Un esempio grandissimo è il mio Spinda, ma soprattutto sono contento di fare questo video con te perché te sei l'unico giocatore al mondo ad aver vinto un mondiale senza aver mai giocato una finale del mondiale, Beh, va perché bene. vabbè, in realtà era semplicemente un meme tra noi giocatori, tra noi pro player, tra noi figoni, che Push avrebbe vinto il mondiale, perché comunque un po' un meme, un po' no, perché è davvero un bravissimo giocatore, a me con Torterra mi ha sbriciolato, quindi nonostante la sua Beh. webcam in questo momento laghi, lui non lagga affatto, anzi è un signor Beh, alla giocatore. fine comunque la call del mondiale l'avevo azzeccata perché Gastrodon Zeta Terra ce l'avevo anch'io al mondiale, però non mi sono arrivato via in fondo. Dai, va bene, Qui è è la mia storia. stato, sai, no, il mondiale è sempre così, ne vince uno solo, vince quello che azzecca la squadra in una maniera, che builda la squadra in una maniera per essere in vantaggio con tutte le altre, quindi non Eh sì. sempre il campione predestinato da tutti può vincere, insomma, il mondiale. Ma cosa facciamo oggi? Oggi c'è proprio un tassello mancante che non è quello del building, arriverà. Oggi vi porto per la prima volta in assoluto una best of 3 tra due giocatori, tra me e Push, ma da entrambi i punti di vista. Quindi prima di ogni turno vedete il mio punto di vista, il suo punto di vista e poi vedete il turno. La battaglia sarà su Pokémon Showdown e questo vi andrà a colmare quella mancanza che c'è sempre stata. Vedete sempre le secche e vedete sempre comunque il punto di vista dello streamer, di chi fa video, di Francesco, eccetera. A sto giro, invece, per la prima volta nella storia avrete quindi il doppio punto di vista. Quindi godetevi questa partita e soprattutto andate a iscrivervi sul canale di Push che ha 400 iscritti e non dovrebbe averne solo 400, è un'assurdità che ne abbia Giusto. solo 400, ne deve avere 8 miliardi, 8 milioni di miliardi. Quindi noi andiamo subito a giocare e ci risentiamo con Push per il commento finale. Ok, cosa cazzo stai giocando? Pop. Io magari pensavo un Torterra strano, un Pokémon, un Mach, no, che cazzo, è Mewtwo Lele, Chantecler, Honchkrow, cosa? Allora, innanzitutto, per la leading devo fare speed control, non farmi fottere Crobat dalla sua speed control, è probabile che io debba mettere in campo il Crobat per fare speed control, altrimenti Mewtwo può essere un problema. Il mio Yveltal sarà un buon picchiatore perché comunque picchia Lele, Mewtwo, Groudon, Kartana, Chandelure. I'm gonna swing from the chandelier. Ho deciso di giocare sto team più che altro perché non avevo nient'altro di meglio nel team builder. E dunque il matchup non è proprio dei migliori perché Venusaur è un bel problema. Perché con l'Elescar non penso di ospitarlo. Con Hunchcrow manco meno. Qua la lead migliore potrebbe essere Mewtwo e Lele con dietro Groudon e Chandelure, perché Kartana insomma non è proprio il massimo in realtà. Anzi no, sapete che
Gli diamo tanto questa non se l'aspetta. Cartana Lele con Groudon e Mewtwo. E altrimenti una buona leading sarebbe Groudon Venusaur, ma c'è Cartana che me lo minaccia, quindi Crobat ci sta. Crobat, chi mi minaccia Crobat? Mewtwo e Lele, Lele Scarf, Hyveltal ci sta. Quel Launchcrow può fare Tailwind, noi però andiamo comunque di Groudon. E forse ci dobbiamo preoccupare di Cartana, quindi Incineroar che è un buono switching su Mewtwo e Lele. Vediamo, intanto cerchiamo di capire quali sono le sue strumenti, perché comunque bisogna aspettarlo. Intanto, lui è Tapu Meme, è Scarf, perché avete visto il Psychic Terrain attivarsi prima della Dark Aura. Mi posso aspettare un Moonblast. In ogni caso vado di Konokof su Origami, perché dubito che rischi il doppio hit su Hyveltal. Penso che invece faccia Psychic. Perfetto. Dunque, Ivelta. Allora, premetto che cioè, so che ha giocato tipo sto team in video, in live, però non mi ricordo il set di Veltal. E manco quello di Crobat. Comunque, qua non abbiamo Tailwind su Cartana, come vedete. Vediamo un po'. O doppio Veltal, o doppio Crobat. Lui la Tailwind ce la mette assicurata. Ah, no, giusto. Se non è Sash, gli faccio Psyshock e muore. Io proverei Smart Strike. Che con la stab fa di più. Potrebbe farmi Sucker Punch su Fini. Però no, niente. No, dovrei reggere con Lele. Farei così: Psyshock su Crobat. Che è vero, potrebbe essere però bacca Paiapa. Mi pare si chiami, manco mi ricordo. Mi ha pure messo il timer, oh! Smart Strike, Sash, va. E Sash, ok. Cioè, ok. Insomma, vediamo cosa ha fatto con i Veltal. Knock off. Incineroar, tanto Lele switcha e facciamo comunque Knockoff su quello slot. Per la partita dopo cambiamo lead, che già ho visto che questa non va bene. Ok, qui probabilmente qua farà knockoff su Groudon, predictando. No, ok, ha riattaccato Cartana. Il nostro Incineroar non dovrebbe ospitare quel Cartana. Quindi noi facciamo Flare Blitz e facciamo Knockoff anche su Groudon. Abbiamo 2 turni di Tailwind, dobbiamo mettere pressione. Va bene, più o meno. Qua Cartana mi deve morire per forza perché qua vedete Groudon ha Assault Vest, che tra l'altro è un po' una sorpresa per la gente che lo trova contro. Cioè, Conte su team no perché ha 2 fisici, però in generale c'ha pure Thunder Punch. Io farei Fire Punch su Veltal, però non so se muore, credo di no. È bulkissimo. E invece Incineroar è più veloce. Vediamo un po'. No, retto. La burnato, bella questa burna. Mi immagino che stia incazzando. Push. E che cavolo! Ok, qua entriamo con Mewtwo. E vediamo. Ad ogni modo è burnato. Ok, che è burnato, ma io nel dubbio proteggerei comunque qua. Anzi, in realtà, sapete che Groudon mi serve per dopo. Andrei di Aura Sphere più switch su Tapu Meme.
Possiamo fare Aura Sphere su Incineroar e Blast. Flare Blitz e metto che la di poco vedete perché. Ok, lui ha fatto Moonblast. Allora, Tailwind non dovrebbe. Cioè, Psystrike non dovrebbe uccidermi perché gli ho fatto la Life Orb. E lui deve comunque attaccare con Tapu Meme e Crobat. A meno che lui non predicti. E vediamo un po', perché senza campo, insomma, lui probabilmente butta i Veltal lì di là. Doppiamo quello slot, facciamo così, Icy Wind, Moonblast su Crobat. Ok, Spades ha preso la doppia kill, però qua da burnato teoricamente non dovrebbe... Dovrebbe farci troppissimo. Che cosa ingiusta. Che cosa ingiusta. Ok, Facciamo Rockset che magari flincia. No, non ha flinciato. sì, ho vinto. Mi ero scordato che era Sold West. Lui bastava predictare. Mamma mia! Andiamo al rematch. Ok, prima andata. Prima persa perché ho giocato abbastanza malino, tra l'altro, oltre al fatto che non è un bel matchup. Meno male, già non ha portato Venusaur. Ok, quindi sappiamo che il suo leale è Scurf, che Mewtwo è Orb, che Groudon è Assault Vest, che Kartana è più lento di 168, quindi ha 167 di speed, perché è un punto superiore ai Veltal, un punto sotto Incineroar a più 2 sotto Tailwind. Quindi il nostro Crobat di Tailwind è super potente, tipo lo consiglierei a tutti, però lui non ha Intimidate. Questo ragazzo non ha Intimidate. Ok, andiamo con la seconda. Lui prima mi ha lindato Crobat, Qualid, Lele, Mewtwo, Groudon. Vediamo chi è che ha portato lui prima. Potrei portare o Chandler o... sì, Chandler no, Chandler no. Io porterei Uccello a caso, che sarebbe Anchorvax, proviamo così. Perché li posso shottare Incineroar e gli faccio un macello di danni su tutti gli altri, in realtà, quindi vediamo un po'. Stesso tempo di prima. Facciamo Tailwind e Precipice. Perché? Perché io penso che lui andrà tutte e due su Crobat rischiandosi la Speed Tie con mio 3. Tanto Protect Tailwind per Protect Tailwind, e tanto vale sfruttare la Speed Tie. Crobat e Groudon, ok, l'hai dato come prima lui. Tra l'altro con Mewtwo purtroppo siamo più lenti di Crobat, perché sta spread. Non so cosa regga, però non è max speed. Quindi io farei Icy Wind e Psyshock. Vediamo, penso proprio che ha messo Tailwind, va bene. Cioè, non va bene, però. Cosa ha fatto? Ha missato le spade? Bella, bella, almeno questa. Push! Push! Non puoi sculare così tanto. Entro con Groudon o entro con Hunchcrow? Anzi, facciamo Protect e facciamoci saccare Tapu Lele. Ok, Groudon ha difesa speciale alta, infatti, se si vede.
Qua butterei Hunchcrow. Uccello a caso, non so cosa faccia. Noi mettiamo insieme a Butterei Hunchcrow e farei. Dunque, lui dietro chi è che ha Incineroar? Quindi no. Mi serve fare Icy Wind e Brave Bird sui Veltal. Ok. Ok, gli facciamo Twit KO almeno questo. Groudon è a southwest. GG. Ok, qua lui non può farmi fake out di qua, però da Fire Punch ci muore, ho visto prima. Farei o doppio i Veltal o tiro le spade, fammi pensare. Tiro le spade e faccio Brave Bird su Veltal. Anche se dal doppio muore, ok, si sì, muore, perfetto. Cioè, perfetto. Abbiamo perso pure questa, che Groudon ha V ovviamente che non può proteggere. Ok, qua attacchiamo Groudon. Solo che moriamo da Flareblitz, quindi brutta storia. Good game push, bella best of 3. Vabbè, GG, tra l'altro, nada. Sto team non potevo. Cioè, i Veltal li ho le Mewtwo. È un po' una brutta cosa, più Chandelure Groudon, che entrambi non è che abbiano proprio un bel matchup contro i Veltal. Bene ragazzi, ho vinto 2-0 tecnicamente. Ma in realtà il vincitore morale è Push, perché sono io il bimbo minchia con Iveltal e lui il vero uomo con Hunchcrow. Quindi voglio che lo sopportiate. E soprattutto voglio parlare un attimino del matchup. Lui non aveva matchup. Nonostante ciò, se Groudon non fosse stato a Southwest, ma con Protect, magari Baccona o a Life Orb, sarebbe stato tutt'altra partita. La prima l'avrebbe vinta, la seconda rischiava di portarsela a casa nel 2 contro 2 finale. Ho potuto hittare doppio su quel Groudon, ma se faceva Protect con l'Hunchcrow poi mi trapanava, perché potevo uccidermi Groudon, magari Hunchcrow moriva di Incineroar, ma era Groudon contro Incineroar, quindi avrebbe vinto lui. Quindi ci è mancato pochissimo, bastava una Protect per vincere. Eh no, ma il team purtroppo è fatto così. Groudon a Southwest serve per certi matchup, ma per altri è una brutta cosa. Ma Infatti, scusa, ma si è dove visto. l'hai preso sto team? Cosa? Sto team, allora, me l'ha passato un mio amico che si diverte a buildare come me su cose strane. E nulla, praticamente lo reset. Tra l'altro, vi dico se in caso non li avessi saputi. Praticamente, allora, Groudon vabbè a Southwest e Hunchcrow Band, non so se l'avevi Sì, notato che hai danni. leggermente. E poi Mewtwo Orb, sì, l'hai visto, l'Elescar pure, e Chandelure Sash con Aids che batte Xerneas nell'1v1. E poi chi è che manca ancora? Chi Ti ha è che manca? penalizzato Cartana, che ha 167 di speed, perché aveva Sì. un punto in più di Eveltal, ma un punto in meno di Incineroar sotto Tailwind, che c'è 84 il mio. Quello ti ha fregato. Sì, sto Cartana qui è leggermente bulky con un po' meno di speed, infatti probabilmente è questo. Vabbè, comunque, no, lì già contro Crobat che mette Tailwind su questo team non è proprio messo benissimo, perché ho detto speriamo non sia Sash, non so, sia Gogglas come tu, siamo tutti, speriamo Sideshow che magari muore, e invece no, Eh no, quindi. l'ho messo Sash proprio perché sucavo malamente da Scarf Lele, e non avevo poi, proprio da quella coppia lì, cioè l'ho studiato quel matchup, quindi ti è andata Eh proprio no, sì. male. Poi E poi ti è andata anche gli male Mewtwo. la Spit Tie, che non l'hai vinta di Seawind. No, no, ma il Mewtwo è tipo 196 speed, quindi non era Speed Ah, Tie. ok, non era Spit Tie, meno L'ho male. anche detto, infatti, nella mia parte dopo, in Ok, caso. ok. Comunque, no. Team che. Sì, team per i meme, però carino, dai. Tra l'altro, Allora, Cartana White Herb, forte. i meme sono molto più importanti dei risultati, perché noi siamo Giusto. YouTuber, siamo intrattenitori, noi non dobbiamo vincere le partite, non dobbiamo vincere i tornei, non dobbiamo fare le guide astronomiche sul building, noi dobbiamo divertire
E io mi sono divertito da morire a giocare contro Hunchcrow, da morire a pensare cosa mi poteva fare quel Chandelure. Perché c'avevo Sucker Punch, ma c'avevi Psychic Terrain, quindi non si sa mai cosa puoi fare. Io consiglio davvero a tutti di iscriversi a quello che fa Push, perché l'avete visto, ha passato un paio di team per lo Stranger Teams del Pardini. Sicuramente non mancheranno nuove collaborazioni. Davvero, io a questo ragazzo non solo lo stimo, ma gli voglio davvero un gran bene. Quindi iscrivetevi, e non se vi piace oppure no, iscrivetevi perché vi deve piacere. Se non vi piace, ho una bruttissima notizia per voi. Esatto, Brutta, brutta. Siete e obbligati. quindi adesso saluta pure. Boh, io vi saluto ragazzi, vi aspetto sul mio canale se volete e spero presto con nuove collaborazioni, dai. Dai, speriamo che vi sia piaciuta questa puntata. Nel Giusto. caso per voi sia stata più velocemente, se ne volete un'altra, con Push o con qualcun altro, ma soprattutto di nuovo con Push, scrivetelo nei commenti. Ne voglio un'altra. Cazzo! Quei build un team ancora più storto.